a tutti ragazzi, oggi vi volevo far vedere un nuovissimo gioco che ho appena visto oggi. Si chiama Ragdoll Achievement 2. In questo gioco, adesso vi spiegherò che cosa si deve fare. Allora, noi dobbiamo completare delle determinate missioni, vabbè, questo è per il 100%. Possiamo fare degli aggiornamenti a delle armi e l'obiettivo principale è uccidere questo manichino. Per uccidere voi dovete avere, cioè dovete usare delle armi, queste armi che avete. Ovviamente per chi sparisce. Questo è per esempio il teletrasporto, dovrebbe essere il teletrasporto. Aspetta un secondo. Ah, ecco, questo è il teletrasporto. Comunque ci sono moltissime armi, per esempio freccia, machine gun, questo è il fire gun, cioè che spara fuoco, il laser che è potentissimo, e infine questo qua che costa di più, il rocket, cioè che spara dei missili potentissimi. Poi quelli che mi piacciono di più, allora questo risucchia. Vabbè, questo il portale, questo serve per appunto mettere in aria queste armi gialle. Poi qua questi sono i cosi che segano, questo è quello che mi piace di più, l'ascia, le spine che si appendono solo ai muri, e questo sono i bouncer, cioè che le fanno saltare. Per infine le mine, questi sono grandiosi, guardate qua l'effetto delle mine, bellissimo. Comunque vabbè, questa è la spiegazione. Poi, ecco, per completare al 100% esistono in questi giochi delle certe fatality. Vedete, fatality, cioè ognuna di questi, di questa, là, questa, quelle, la mina, i bouncer, le spine, i sov, le asce, il crossbow, la machine gun, il fire gun, il gun e il rocket launcher hanno una fatality dedicata proprio a loro, cioè che si raggiunge quando una di questi cosi raggiunge il massimo di questa parte in cui c'è il questo, capito? Questo è il mio record, 1600. Comunque adesso potete vedere, cioè dovete arrivare fino a questa piccola linea gialla che si trova alla fine di tutto a destra. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate per altri video di Ragdoll Achievement. Ci vediamo alla prossima puntata.